Andiamo a prendere un recipiente, all'interno andiamo a metterci le uova e dividiamo gli albumi dai tuorli. Le proporzioni per questa ricetta sono un uovo ogni 40 grammi. Una volta divisi i tuorli dagli albumi, andiamo a prendere un pentolino, all'interno ci mettiamo il nostro cioccolato bianco e andiamo a sciogliere a bagnomaria. Nel frattempo che si raffredda, prendiamo il nostro Philadelphia e lo andiamo a mescolare insieme ai tuorli. A questo punto aggiungiamo anche il cioccolato bianco che ho messo raffreddato. Logicamente, quando lo sciogliete, aggiungeteci sempre un po' d'acqua. Andiamo a prendere i nostri albumi che abbiamo messo in frigo in modo tale da farli raffreddare. Aggiungiamo un pizzico di sale e andiamo a montare a neve. Questi sono gli albumi montati a neve e adesso li andiamo ad aggiungere al composto. Prendiamo uno stampo, in questo caso utilizzo uno stampo a cerniera, e lo vado ad ungere con dell'olio e levo l'eccesso con dello Scottex. Voi logicamente potete anche utilizzare la carta forno oppure burro e farina, quello che avete comunque in casa. E andiamo a versarci il nostro composto. Lo mettiamo un attimo da parte e andiamo a prendere della carta argentata che andremo a mettere attorno comunque al nostro stampo. Prendiamo poi una teglia da forno e andiamo a mettere al nostro interno quella teglia con dell'acqua. Questi sono i tempi di cottura e i gradi. Questa è la torta appena uscita dal forno, io stavo già cercando comunque di aprirla e infatti potete vedere che mi si è creata una crepa. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, fatemelo sapere con i like e nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!